Un'altra bella gioia per il guardia romano che si prende lo scalpo della capolista, una vittoria di misura al termine di una partita ricca di tensione, poche emozioni ma tanto gioco. Sì, una bella partita, l'avevamo impostata così, una partita maschia, è stata dura, però guardi, in casa stiamo facendo bene, subiamo pochi gol e siamo riusciti a sbloccare su un rigore giusto e niente, questo. Una vittoria che vi avvicina al traguardo, possiamo dirlo? Sì. Noi guardiamo principalmente la salvezza, guardiamo il Lugo che è la penultima, prima raggiungiamo la salvezza e meglio è, poi strada facendo guarderemo i playoff. Nello spazio di una settimana avete ottenuto 3 vittorie, soprattutto contro Montorio e San Benedetto, ovvero la terza e la prima in classifica. Sì, ripeto, in casa è dura per tutti, dura per gli avversari, merito va alla società, al mister per il lavoro svolto in settimana e da inizio anno, siamo un grandissimo gruppo e ci alleniamo bene, quindi il lavoro paga sempre. Questo è un baluardo difensivo, in queste 3 partite, soprattutto compreso la Coppa Italia, non avete neanche subito gol. Sì, possiamo dire che le ultime 5 in casa abbiamo subito un gol solo, quindi... Comunque il merito è del reparto degli 11, anzi di tutta la squadra, perché lavoriamo bene e quindi ci troviamo in sintonia. Strizzate un po' l'occhio anche alla Coppa Italia, avete vinto la gara di andata e ci sarà il ritorno. Sì, nonostante il mister abbia fatto un gran turnover, comunque anche i ragazzi che hanno giocato hanno risposto bene. Ripeto, ci alleniamo bene tutte le settimane, tutto sempre e quindi il lavoro paga.